grazie alle segretarie tecniche che in tutti i territori ci hanno dato una mano, anzi hanno seguito e organizzato tutti i dettagli e hanno consentito di gestire al massimo e ottimamente questa manifestazione. Grazie ai nostri delegati, volontari, gli operatori che la sera si sono cimentati con il computer per scrivere i cartelli e a quelli che hanno tentato con i pennelli e le vernici e i pennarelli, ma si sono imbrattati e hanno dovuto ricorrere ai propri figli, ai propri bambini per correggere calligrafia e ortografia. Grazie a voi tutti per l'impegno. Signore e signori, questa è militanza, questa è passione, questo è fare sindacato vero. Assistiamo all'altalena degli indici di produzione, degli ordinativi, del fatturato, ma siamo a 7 anni dalla crisi e si parla di prossima uscita dalla recessione. È 12 mesi che si parla di uscita dalla recessione, in senso tecnico. Non ci basta il senso tecnico, vogliamo l'economia reale, vogliamo che i lavoratori lavorino, vogliamo che i giovani abbiano opportunità. Fino a quando ci sarà un lavoratore espulso dalla fabbrica oppure un giovane che non entra nella fabbrica, per noi non siamo usciti dalla crisi. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Ma la crisi non è conseguenza del fato, del destino. C'è una scelta precisa. Nella crisi c'è chi si arricchisce e c'è chi purtroppo si impoverisce e perde il lavoro e perde la prospettiva e la speranza. Questa manifestazione ha un significato. Non siamo qui per lamentarci o per protestare soltanto. Siamo qui per rappresentare lavoratori e lavoratrici e per avanzare una proposta. Siamo qui per esigere delle risposte dalle istituzioni, dalla regione e dalle imprese. I lavoratori ci chiedono di tutelarli nelle crisi. Siamo al pronto soccorso, continueremo a farlo. Perché i lavoratori, nonostante tutto, vengono da noi, si sentono sicuri delle nostre capacità, della nostra disponibilità, della nostra passione. Ma non basta, dopo 7 anni di crisi bisogna cambiare pagina, uscire dalla corsia di emergenza. Questo è il messaggio forte che diamo. E non si può, lo dico a istituzioni, regione, governo, pensare che dalla crisi si esca per fatto naturale. Naturalmente, quando usciremo dalla crisi, saremmo tutti fuori gioco. Dalla crisi usciamo se ci sono delle scelte, delle politiche precise, scelte di investimento e scelte di tutela del lavoro. Noi vogliamo, e questa manifestazione lo sta a dimostrare, essere promotori, propulsori, protagonisti di un nuovo sviluppo sociale. Nella nostra Lombardia, che sta meglio dell'Italia, ma non sta bene, della nostra nazione e della nostra comunità, che non sta bene, della nostro continente, l'Europa, che non sta bene. Noi vogliamo partecipare, essere davanti al progetto di sviluppo e di crescita del nostro paese e della nostra regione. Occorre promuovere il lavoro, quindi, salvaguardare l'occupazione, impedire che le persone vengano buttate fuori dal lavoro, estendere, utilizzare, rafforzare solidarietà ed eroga, soprattutto nei confronti delle piccole imprese, migliaia di lavoratori oggi scoperti. Occorre far ripartire gli investimenti. Primo, un ruolo pubblico. Se non partono gli investimenti pubblici sulle reti, la ricerca, le aggregazioni di impresa, non si può pretendere che le imprese investano per conto loro. Se il pubblico non fa il suo
per consentire alle aziende l'accesso al credito, di emergere sui mercati internazionali, di semplificare la burocrazia. Solo allora saremo in grado di dire alle imprese: sblocca anche tu l'investimento, ammoderna gli impianti, le macchine, fai ricerca e fai formazione per il tuo personale. E infine il messaggio forte che diamo è la contrattazione, messaggio molto secco. Non si può pensare che un paese esca dalla crisi solo perché c'è il governo che decide da solo, o la regione che decide da sola, o l'impresa che decide da sola. Dalla crisi si esce, si riparte con un nuovo modello di sviluppo se davanti ci sono il sindacato e i lavoratori. E noi abbiamo dimostrato in questi anni che si fanno accordi per difendere il lavoro e impegnare gli investimenti. Se non ci sono accordi, non c'è lavoro e non ci sono investimenti. Questo è il messaggio forte che arriva dalla FIM e dalla CISL. Infine, in alcuni cartelli abbiamo scritto, su sollecitazione dei nostri delegati, giustamente, I care, è il motto di Don Lorenzo Milani, che qualcuno, di cui faccio il nome, l'onorevole Salvini, ha citato a sproposito. Vogliamo dirgli: signori dell'Italia, signori che pensate a dividere questo paese, super economisti e super finanzieri, super manager, che dite ai lavoratori cosa devono fare di austerità. Mi verrebbe da dire, come diceva Totò, ma ci faccia il piacere. Ebbene, noi, a differenza di qualcuno che alimenta contrapposizioni ed esclusioni, noi urliamo e gridiamo I care, a noi interessa la nostra gente, il nostro paese, a noi interessa la responsabilità. E con questo concludo dicendo: la strada giusta, industria, lavoro, contrattazione, la strada giusta della firma.